Mister Gero Valenza, abbiamo assistito a una partita bellissima allo stadio di Noliot fra la seconda e la terza forza del campionato di prima categoria, Sant'Angelo Licata e Mussomeli. Partita che sembrava finita a 10 minuti alla fine, poi grande reazione da parte vostra e colpo finale di Mustafa. Sì, noi ci abbiamo creduto e quindi abbiamo lottato fino alla fine perché pensavo che il risultato si poteva raggiungere. Purtroppo abbiamo commesso una mezza leggerezza poi alla fine, Mustafa è bravo e rapido nei suoi movimenti e ci ha castigati, però come ha detto lei abbiamo onorato il calcio, l'ho detto anche a Vedda, l'allenatore dell'Icata, che abbiamo onorato il calcio. È un peccato che una delle due squadre debba rimanere fuori, però è passato il Sant'Angelo, meritava il Sant'Angelo di passare questo turno, potevamo meritare anche noi se vincevamo noi, diciamo che era una partita apertissima. Come abbiamo dimostrato durante il campionato, nel senso che abbiamo dimostrato di essere due squadre che meritavano entrambe di arrivare a questa finalissima. Ci sono arrivati loro, sono stati più determinati e buon per loro. Noi ci lecchiamo le ferite e nello stesso tempo ripartiamo più convinti che mai per raggiungere questo obiettivo che ci siamo prefissi l'anno scorso. Sì, è incredibile, sembrava chiusa, cioè mancavano 8 minuti, eravamo sul 2-0, però poi successo questi due gol casuali secondo me, a mio avviso, però la squadra ancora una volta ha dimostrato che in qualsiasi istante della partita può fare gol quando vuole. Domenica prossima, anche se ancora non è certo, ci sarà la finalissima, Sant'Angelo Licata che è riuscita a centrare l'obiettivo che si era posto ad inizio stagione, e cioè quello di giocarsi da vicinissimo la possibilità di salire in promozione. Sì, è da un anno che lottiamo per questa finalissima. Abbiamo prima tentato il tutto per raggiungere il secondo posto, per giocarci queste due partite come state in casa, quindi avere il vantaggio del nostro pubblico. Ci siamo riusciti pure a raggiungere la finalissima. Adesso ce l'abbiamo, come si suol dire, a un passo. Dobbiamo soltanto andarcela a prendere. Noi volevamo a tutti i costi vincere questa partita per andare in finale e per salire in promozione. Ci siamo riusciti oggi grazie a un pubblico straordinario e sinceramente ce l'aspettavamo che venivano in massa. Siamo a un passo dal raggiungimento dell'obiettivo, resta solo la finale, Sant'Angelo, che veramente vede da vicino la promozione. Sì, ora prepariamo questa partita durante la settimana domenica e ce la metteremo di nuovo tutto come oggi. Guarda, sono molto soddisfatto di come si è espressa la mia squadra, specialmente al primo tempo. Credo che non abbiamo dimostrato veramente di essere una squadra di prima categoria. Questo è tutto il modo come si allenano questi ragazzi, ma veramente con molta intensità e a prescindere dalla categoria. Ma veramente, 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 ve lo dico con tutto il cuore, questi ragazzi meritano questa benedetta promozione. Finale domenica prossima, probabilmente contro il Real Ragusa che ha eliminato il Canicattini Bagni. Possiamo dire che l'obiettivo promozione è davvero un passo. Ma sì, ora ci godiamo con tutto il cuore questo passaggio di turno e andiamo da martedì in poi, iniziamo a mentalizzarci e andare a affrontare questa benedetta finalissima veramente. Dopo tanti sacrifici ci stiamo riuscendo. Onore anche al Mussomeli che ha veramente onorato il gioco del calcio. Veramente complimenti pure al mister suo per come si è comportato. Abbiamo onorato veramente il calcio.